battuto, hai resistito 6 secondi. Qualcuno è peggio di me. Grazie, Angelo. Largo, pista al campione della specialità. Coraggio, liquirizia. Su, andiamo, muoviti. Oh, dai, mi metti in imbarazzo. Confermo. Ma che bravi. Fate i pagliacci invece di allenarvi per la gara di staffetta a ostacoli? Non partecipiamo alla staffetta. Già, è vero, dimenticavo. Anais non fa mai quel genere di competizioni e voi siete tutti solidali. Ah, ma che bella scusa. Tanto peggio per voi, c'è una bella sommetta in palio per il vincitore. Ma non si può mettere fretta alla povera piccola Anais. Ah? Anais, aspetta. Dovresti rallegrarti della nostra defezione, Samantha. Forse stavolta conquisterai la vittoria. Ma certo. La verità è che siete tutti degli smidollati. Anais, a noi non interessa quella gara. Non è vero. Se vincessimo il primo premio, potremmo provvedere al ranch per almeno un anno intero. Non voglio che rinunciate per colpa mia. Trovate un altro fantino per completare la squadra e iscrivetevi. L'importante è essere insieme. O partecipiamo con te o non se ne parla. E poi finora ce la siamo sempre cavata al ranch, no? Lo sai, io vorrei tanto gareggiare. Ma è stato in un concorso del genere che mio padre... Rivedo la sua caduta da cavallo. Io non l'ho ancora superato. Mi spiace. Scusa, Josephine. Sono un po' nervosa. Non torturarti con questi pensieri. Dimentica la staffetta. Samantha voleva solo provocarci, ma lo sanno tutti che non è alla nostra altezza. Grazie, Elena. Ehi, siete in debito, ragazze. Ci siamo beccati lavaggio e riordino delle tavole da surf. Nonché la visita di Samantha e della sua amica lagnosa. Non pensi che meriterebbero che partecipassimo alla gara? Tutto pur di assegnargli un'ennesima sconfitta. Che c'è? Bravi, dei campioni di sensibilità. Allora, lo sai che la settimana prossima festeggi 25 anni, Nala? Non se li porta bene? Oh, Brontolo! Sembra che tu sia un po' ingrassato. Bisogna tenere d'occhio la linea. Rigoletto! Tratti come un giovane puledro. È vero. La cura contro l'artrosi sta facendo effetto. Ciao, Monica. Va tutto bene? Dimmi che non sei venuta a portarmi un altro cavallo in età da pensione. No, perché? Perché chiudiamo. Siamo pieni di debiti. Non ce la facciamo più. La chiave dei campi è fallita. Che cosa? Ma... e tutti i cavalli che avete accolto? Che ne sarà di loro? Cercheremo una sistemazione, ma sfortunatamente quelli più vecchi sono destinati al mattatoio. Poverini. Anais, ti ho cercata dappertutto. Salve, Monica. Ciao, Ugo. Beh, vi lascio. Devo andare a prendere del fieno. Non sembra di buon umore. Parteciperò alla corsa a squadre. Ehi, e questo quando l'hai deciso? Sai una cosa? Ho detto che farò la gara... Ma ad essere sincera, sto tremando di paura. Quando la mia Zabu mi ha lasciata sola, ho pensato che non sarei più montata a cavallo. È stata molto dura e avevo tanta paura quando cavalcavo Mistral. Ma ho fatto bene, ora sono contenta. Bisogna almeno provare. Per Monica e anche per te. Hai ragione. Con il premio in palio potremo salvare la chiave dei campi. Io sono pronta! Coraggio, vai! Affronta l'ostacolo tranquilla, non forzare! Coraggio, ci riproviamo! No, non ce la farò mai. Ma sì, invece, sei molto tesa ed è più che normale. Mi è venuta un'idea. Mistral guiderà Josephine e tu dovrai soltanto seguirmi. Coraggio, andiamo. Brava, Anais!
Brave! Non siete veloci come noi, ma niente male. Te l'avevo detto, visto? Non è difficile. Grazie, Elena. È merito tuo. Che ne dici di un bel picnic in spiaggia domenica? Beh, il fatto è che domenica sono in giro a cavallo con i miei amici. Ma se vuoi, posso raggiungerti nel pomeriggio. No, non importa, lo organizziamo un'altra volta. Ma voglio sperare che tu sia prudente. Sì, certo, mamma, come sempre. Niente male, proprio niente male. Ehi, troppo facile. Questo percorso te lo faccio ad occhi chiusi. Ora tocca a te, Anais. Resta concentrata sul testimone. Facciamo tutti il tifo per te. Josephine, dammi il coraggio di arrivare fino in fondo. Questa gara la vinciamo noi! E la vinciamo tutti e quattro! Brava, Lena! Un tempo strepitoso! Frena troppo, Josephine! Ha paura! Coraggio, Anais! Sei la migliore! Allenta le briglie, Anais! Sappiamo che puoi farcela! Dai, dai, coraggio! Avanti! Forza! Brava, eccezionale! Se Anais gareggia così anche domani, conquistiamo la vittoria. Ma siete matti? Toglietevi dal percorso! Ehi, sembra che qualcuno si alleni per la gara. Credevo non partecipassi ai concorsi ad ostacoli. Sì, ma ho cambiato idea, mi spiace per te. Avevi una piccola speranza di vincere, ora non è più nemmeno quella. Yeah! Questo lo credi tu. Anais è ripartita. Oh, ci hanno falsato i rilievi cronometrici. Ehi, a cosa giocano quelle due? Non lo so, ma la cosa non mi piace affatto. So di tuo padre, Vina mi ha raccontato tutto. Oh, calma! È in un percorso del genere che è caduto tuo padre. Ecco perché non volevi iscriverti. Al tuo posto lo avrei fatto anch'io. Ma non sei al mio posto e domani perderete. Vai, Josephine! Ma ci picchia la nostra Josephine al motore turbo? Mi spiace per te, ma ho molte risorse. Ma che cosa fanno? Arriveranno sull'ostacolo troppo velocemente. Non riusciranno mai a saltarlo insieme. No! Anais! Anais! Rispondimi! Anais, come ti senti? Sei ferita? Ce la fai ad alzarti? Sì. Niente di rotto? Che cosa le hai detto? Avanti, parla! Io? Assolutamente niente, abbiamo solo fatto un pezzo del percorso insieme. Anais,
Sei sicura che vada tutto bene? Non vuoi raccontarci cosa è successo? Per quanto riguarda la gara, mi spiace, ma ho cambiato idea. Aspetta, ti abbiamo visto sul tracciato, sei straordinaria. Avanti, ragazzi, diteglielo anche voi. Anaïs, abbiamo bisogno di te per vincere. Vorrei potervi aiutare, ma credo che sia impossibile. Ma perché, Anaïs? Non capisco. Io invece lo capisco benissimo. E rispetto la tua decisione. Non ti preoccupare, è solamente una gara. Suo padre è deceduto cadendo da cavallo su un percorso addostato. Lo capisco, ma è una cosa successa tanti anni fa. Certe ferite non si rimarginano col tempo. Forse supererà tutto, ma adesso non è ancora pronta. Sì che è pronta, e non è provando pietà per lei che la aiuteremo. Si direbbe che non sia pronto nemmeno tu. Lo sapevo che ti avrei trovata qui. Ah, lasciami in pace. Vorrei, ma il mio cuore non me lo permette. Lo sai che non puoi farci niente. Non puoi salvare tutti gli animali del pianeta a qualunque prezzo. Se solo trovassi il coraggio. Ce l'hai e come, ma non ne sei consapevole. E poi hai Josephine che è in gran forma. Senza contare che ci siamo noi, i tuoi amici. Visto? Anche lei è d'accordo con me. Non esistono ostacoli insormontabili. Se hai fiducia in te stessa, il tuo cavallo lo sentirà. Non è il momento. Vattene via! Ehi, ma non siete ancora pronti? La corsa inizierà fra un'ora. Che cosa state combinando? Noi non partecipiamo. Cosa? Ma perché? Quindi volete far vincere quella peste di mia sorella? Nemmeno per sogno. Devo aver perso qualche passaggio. E non sono al solo, direi. Coraggio, cosa state aspettando? Abbiamo una gara da vincere. È questa l'Anaïs che conosco io. Sì, Samantha perderà. Samantha perderà. Lo sapevo che avresti partecipato alla gara, sei grande. Non sarà una cosa facile, ho paura. Non temere, inoltre abbiamo tempo per fare un altro giro di prova. Lo faremo insieme. Non ho detto niente alla mamma per non preoccuparla. Se dovesse accadermi qualcosa durante la staffetta, so già che non mi perdonerebbe mai. Dovresti chiamarla. Non lo so, temo che non approverebbe la mia scelta. Ormai sei pronta, andrà tutto bene, vedrai. Bene, state a vedere. Pensate di scattare e saltare il più tardi possibile. Io vedo il futuro e ho appena scoperto che lo supererai senza problemi. Brava, Anaïs. Grazie. Ammirate che classe! Questo non l'avevo letto nel mio futuro. Angelo! Ugo! Ragazze! Siete i migliori cavalli! Zitto, Pulce! Sei in forma, Josephine. Ce la faremo. Ma certo, Anaïs. Ce la farai a ruzzolare penosamente come l'altro giorno. Sinceramente, Samantha, è vergognoso da parte tua. E non pensarci nemmeno, vinceremo noi questa gara. Ah, lo vedremo. C'è qualcuno del ranch Mistral? Siamo noi. Prego. Bene, ragazzi, questo è l'ordine di partenza. Lena sarà la prima. A seguire c'è Angelo, passa il testimone a me e si finisce in bellezza con la grande coppia, tutta al femminile, Anaïs e Josephine. Mamma! Ugo, l'hai avvertita tu? Non volevo che venisse. Anaïs, è giusto che lei sia qui. Per te, per lei, l'avresti rimpianto per tutta la vita, credimi. Che c'è? Non ho ragione?
No, andrà tutto bene, vedrete. Partenza della staffetta d'ostacoli fra meno di 5 minuti. Tu non parteciperai a questa competizione, dimmi che non lo farai. Coraggio, vai a prendere Josephine e andiamo a casa. Mamma. Signora, le offro questa occasione. Anaïs si è allenata molto, anche Josephine è in gran forma. Le permetta di partecipare. Questa volta Ugo ha ragione. Andiamo a seguire la gara tutti insieme. Mamma, vorrei fare la gara e vorrei che restassi per darmi coraggio. Ti va? Saremo qui a fare il tifo per voi. Stanno arrivando i genitori di Lena. Venga. Partenza fra 30 secondi. Mistral! Tranquillo, tranquillo! Oh. È tutto a posto, Mistral. Farai vedere a tutti di cosa sei capace. Attendi il segnale. Tranquillo. Ehi, imbrogliona! Non si può tagliare la strada! Veloce, Mistral! Raggiungiamola! Dai, Lena! Grande, passate in testa! Lily, sei lenta, accelera! Evviva! Continua, Lena! Brava, tesoro, brava! Brava, Lena, brava! Liberare l'area di partenza, la concorrente che è in testa, Lena Steiner, si appresta a passare il testimone! Grande Lena, sei eccezionale, la migliore! Viva Lena, viva tutta la sua squadra! La squadra del Ranch Mistral ha conquistato un vantaggio considerevole e sta per passare il testimone al terzo concorrente della staffetta. Muoviti, Angelo, dammi il testimone! Scende in campo il più forte! Yuhuu! Siete voi i migliori! Coraggio, dai, dai! Non li raggiungeremo, sono troppo in vantaggio. Questo è da vedere, sta zitta! Tanto hai perso! Hai perso! Ora ti faccio vedere io! Oh no! Non ci credo! Accidenti! Sì! Evviva! Ritorniamo in testa! Coraggio! Forza! Avanti! Signorine, per favore, liberate il percorso di gara! Non darla per persa! Vai, Ugo! Lena, ho paura. Ce la farai, ne sono sicura. Hai preso lezioni da Ugo, vedi anche tu il futuro. No, però conosco te e Josephine. Buona fortuna. Allora si ruzzola davanti all'ostacolo come ieri? Parti, Anaïs, puoi farcela! Sei la migliore! Coraggio, coraggio! Oh, no! Eccomi qua! Ti conviene rallentare o ti bloccherai di nuovo! Deve superarlo! Deve superarlo! Togliti dai piedi! Papà! Non esistono ostacoli insormontabili. Se hai fiducia in te stessa, il tuo cavallo lo sentirà. Andiamo, Josephine! Josephine, sei stata la migliore! Sì! La porta! Bravissima! Sì, fantastica! Brava, Anaïs, brava! Ce l'hai fatta! Sì! Sì, siamo partiti, abbiamo vinto! Perdonami, so quello che pensi, ma io dovevo assolutamente partecipare perché... Anaïs, tuo padre sarebbe così fiero di te. Siamo orgogliosi di annunciare
annunciare che il premio sarà interamente devoluto alla Chiave dei Campi, un'associazione della nostra regione che accoglie e cura i cavalli anziani affinché abbiano una vecchiaia serena. Hai perso, Samantha, hai perso! Ma come? Non lo fai il discorso? Ah, brutta pulce, se ti prendo! Non muovetevi! È la più importante delle mie vittorie, papà. E la devo a te. Monica! Ehi, Monica! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Oh, grazie, ragazzi! Smetti di mordere il freno, Angelo. Scommetto che arrivo primo alla spiaggia. Allora, Ugo, ti sto aspettando! Dans la peau.